certi striscioni che io dico che quello stadio, ma non c'entra la dirigenza di quella società, che sono persone eccezionali, eccetera, ma se la gente, ma chiuso, per un anno chiuso, per sempre è la chiuso. Vergogna, è la vergogna dello striscione. Italia, succedono queste cose. Su Superga, ma non certo. Facciamo mai niente perché non succedano. E è tutto dimenticato, non se ne parla più, non se ne scrive più. Ma mi spiace, mi sono lasciato un po' prendere. No, ma hai fatto bene, hai fatto bene a censurare, anche perché c'è la tua storia, ci mancherebbe altro. Beh, devo dire. È vergognoso anche poi l'atteggiamento del vice sportivo che ha punito solo con 25.000 euro questo striscione. Ecco, sentire la commozione di Sandro Mazzola, che evidentemente è la commozione di tutta Italia, perché dinanzi alla tragedia del 4 maggio del 49 a Superga, al Grande Torino, dove c'era il papà di Sandro su quell'aereo, beh, quella è una commozione che vive tutta l'Italia, è un dolore che ha vissuto tutta l'Italia, non c'è fede calcistica. Solo un momento particolare, quando fuori dalla guerra, che ci trattavano tutti in un certo modo, però arrivava a Torino, tanto di cappello. Io ho incontrato dei giornalisti brasiliani alcuni anni.